Buonasera, ben ritrovati con l'informazione del TG Versilia. In apertura il futuro della nautica di Viareggio, presentata ufficialmente Versilia Yacht Rendezvous dall'11 dall al 14 di maggio in Darsena, Viareggio e in altre località della Versilia, gli occhi della nautica internazionale torneranno ad essere puntati sul nostro territorio. La presentazione ufficiale ha la presenza dei massimi vertici del settore nautico toscano-italiano, anche il Presidente della Regione Enrico. Rossi, vediamo questo primo servizio. Per quattro giorni, dall'11 al 14 maggio, le darsene di Via Copina a Viareggio accoglieranno le eccellenze della cantieristica da diporto e della filiera di qualità, operatori, visitatori che daranno vita al Versilia Yachting Rendezvous, un'esperienza espositiva assolutamente inedita. Il nuovo appuntamento internazionale dedicato alla nautica è stato presentato oggi dagli organizzatori Fiera Milano con il supporto del Distretto Tecnologico per la Nautica e la Portualità Toscana e Nautica Italiana, partner strategico dell'evento. Alla presentazione sono intervenuti il sindaco di Viareggio e il presidente della regione Enrico Rossi. Viareggio credo che sia la punta di diamante italiana per i grandi yacht, superiori a 30 metri. Quindi... Bene, questa cosa io non posso che ringraziare tutti coloro che l'hanno voluta, che la stanno organizzando e che daranno lustro a Viareggio. Noi abbiamo cercato di mettere a posto il porto impegnando ben 5 milioni di finanziamenti regionali con i drenaggi, con altri drenaggi che verranno fatti, con l'appalto della banchina commerciale, con l'elettricità che verrà portata sulle banchine. Stiamo dietro con interesse a. Quello che vorrà fare il Comune sulla società Porto, perché è anche una gestione più attenta ed economica importante e adesso supportiamo questa straordinaria iniziativa che è il Salone Nautico per i Grandi Yacht, che nulla toglie a Genova, ma che dà invece a Viareggio e alla costa toscana quel che merita. Noi siamo tra i primi costruttori, insomma, in Viareggio, gli... le maestranze, gli imprenditori. E a nome della Toscana mi sento anch'io. Siamo tra i primi costruttori nel mondo. Tra i primi costruttori al mondo avete sentito il governatore Rossi, un mercato che vale un miliardo e mezzo di euro, il 45% di quello italiano e sarà tutto concentrato con la sua eccellenza proprio nella Darsena via Regina. Sentiamo cosa ne pensano i big della cantieristica locale. Versile Yachting Rendezvous nasce con l'intento di valorizzare le potenzialità dell'industria nautica d'eccellenza che proprio in Toscana e in Versile in particolare, come ha appena ricordato il Presidente della Regione, ha un forte insediamento e una consolidata tradizione in cui progettualità, tecnologia e alta qualità artigianale si coniugano in un territorio riconosciuto nel mondo per bellezza, arte e accoglienza. Viareggio è per vocazione un luogo internazionale, lo è per produzione, lo è per clientela, lo è per costa perché lo è diventata più di altre in Italia e ci auguriamo che questo possa soltanto aiutare a spingerla sempre di più. In Toscana abbiamo un gioiello, si chiama Nautica dei Super Yacht, è il momento di venderlo a livello internazionale. Facciamo dire qui tutti i clienti del mondo, facciamo dire come siamo bravi a costruire le barche, facciamo dire chi siamo e smettiamola di litigare. Lavoriamo insieme per raggiungere questo obiettivo. Nelle darsene di Viareggio, in uno specchio d'acqua di quasi 50.000 metri quadrati, un centinaio di magnifiche imbarcazioni, espressione della migliore cantieristica italiana, costituiranno il nucleo della manifestazione. Il fatturato delle imprese lungo l'intera filiera della nautica da diporto nella nostra regione, con i suoi un miliardo e mezzo di euro, rappresenta il 45% di quello italiano del settore. E un quarto dei mega yacht che solcano i mari del mondo sono prodotti in Toscana. La presentazione di questo grande evento è stata anche l'occasione per il sindaco del Ginger ai nostri microfoni per puntualizzare la propria posizione sull'uscita di Viareggio dal parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli a pochi passi dal governatore Enrico Rossi quando invece in regione è stato approvato un testo che chiede a Viareggio e Massarosa di restare nel perimetro del parco. Sentiamo il servizio. L'uscita di Viareggio e Massarosa dal parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli non si farà. La mozione presentata dal vicepresidente della Lega Nord e Consiglio regionale, la Massarosese Elisa Montemagni, è stata infatti respinta dalla Commissione Ambiente presieduta da Stefano Baccelli del Partito Democratico. Il testo, discusso nella seduta di giovedì, puntava alla modifica dei confini e delle competenze del parco e voleva impegnare la giunta regionale a predisporre una proposta di legge per intervenire sulla modifica della normativa vigente in materia di. I parchi, nonché sulle competenze relative alla tutela delle aree della macchia lucchese, del lago e padure di massaciuccoli e delle dune litoranee di Torre del Lago. Di diverso avviso è il sindaco di Viareggio del Ghingaro che, dopo aver valutato lo scenario di immobilismo, di incuria e la mancata presenza di Viareggio nel consiglio di amministrazione del parco, che dovrebbe essere uno dei luoghi naturalistici più accoglienti della costa dell'Alta Toscana, avrebbe manifestato l'intenzione di abbandonare il parco naturale se non verranno presi Immediati provvedimenti. Del territorio del Viareggio, di Viareggio quasi il 40% è dentro il parco e Viareggio non può accettare che la pianificazione e le decisioni sul 40% del proprio territorio vengano assunte da altri, senza poter mettere bocca e eh, parola rispetto a queste decisioni. In più, tutti vedono in che condizioni è ridotto il parco di Migliarino-Sarossore, dalla parte naturalmente che riguarda Viareggio. Noi dobbiamo necessariamente intervenire. In più, tutti questi vincoli, questi lacci e lacciuoli che eh, obbligano le nostre aziende a eh, rispettare delle eh, norme che ormai sono obsolete, vecchie, che impediscono eh, eh, lo sviluppo della nostra impresa, beh, dobbiamo necessariamente metterci mano. Abbiamo chiesto questo al parco, da 7-8 mesi non riceviamo risposte, se non le riceveremo, con, beh, continueremo la nostra strada che è quella dell'uscita dal parco. La pagina di cronaca adesso: un grave incidente stradale nella mattinata sulla 12 nel territorio del comune di Forte Remarmi. Sull'autostrada rimasta chiusa per circa mezz'ora la carreggiata in direzione eh, Viareggio. A scontrarsi sono stati due furgoni: uno guidato da un 47enne di Fiorentino, l'altro da un 55enne di Certaldo. Ad avere la peggio è stato il primo, è stato portato con il Pegaso a Cisanello, all'ospedale Pisano, in codice giallo. Le condizioni non sembrano particolari. Eh, gravi. I rilievi dell'incidente sono stati eseguiti dalla stradale di Lucca. È tornata in azione a Pietrasanta la, banca de, la banda scusate, dei parcometri. Sentiamo cosa è successo. La banda dei parcometri in azione a Pietrasanta. Scassate cinque macchinette del centro storico e derubato l'incasso, un bottino di circa 2000 euro. La polizia municipale è già all'opera per controllare le immagini delle telecamere alla ricerca di elementi che possono portare all'individuazione dei responsabili. Già sostituite le cassette che la banda ha forzato, probabilmente con uno speciale strattore automatico. La razzia di monetine si è verificata nella notte tra giovedì e venerdì, tra piazza Matteotti, piazza Emilio De Ferrari... E la piazza del mercato coperto. La banda è entrata in azione alle 2.50 in piazza Ferrari, a due passi dall'ex ospedale e della ASL di via Martiri di Sant'Anna, dove hanno manomesso e forzato il primo parcometro per poi spostarsi in piazza Statuto, dove si trovano altri tre apparecchi, e nella piazza del mercato per scassinare un altro parcometro. La Pietrasanta Sviluppo, società in-house che gestisce la sosta in città, ha già provveduto nella mattinata a rimettere in funzione le macchinette. Non si tratta certo del primo episodio due anni fa la banda dei parcometri aveva rimosso addirittura con una gru una macchinetta di Piazza De Ferrari utilizzando di notte un autocarro con braccio Ancora la cronaca spacciava di giorno e di sera facendo fuori e dentro in bici dalla pineta di Torre del Lago vicino al centro abitato ma è stato notato e arrestato dai carabinieri dopo un breve inseguimento. In manetta è finito un tunisino di 42 anni in Italia senza fissa dimora con diversi precedenti per furti e rapine. Eh, sono stati identificati i controlli da parte dei carabinieri. Una volta accortosi della presenza dei militari, l'uomo si è dato la fuga, poi è stato inseguito e fermato. Aveva eh, le, eh, la sostanza che Vedete in queste foto eh, insieme inviate dai militari con 5,56 grammi di cocaina, 12,6 di hashish e anche 45 euro in contanti. Il Tribunale di Luca ha disposto gli arresti domiciliari per due anni e una sanzione da 1400 euro. Sempre a Viareggio, torniamo a Viareggio, la pagina politica che eh, parla di eh, satira, anche se il carnevale è ormai eh, chiuso e torna a prendere di mira il sindaco Giorgio Del Gingaro. Vediamo. Per Viareggio voglio la Champions. Mister, il campo è quasi impraticabile. Ok, dove sono i giocatori? A Fallerselle, mister. Quella che vi abbiamo mostrato era la vignetta ormai consueta di Alessandro Sesti, che da Lucca è tornato a prendere di mira il primo cittadino di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, eh, a guida della città del Carnevale. E proprio all'indomani del Carnevale, chiuso come sapete domenica scorsa, le premiazioni saranno questa domenica in diretta su Rete Versilia News a partire dalle 16. È tornata a parlare la presidente Maria Lina Marcucci ai nostri microfoni. Ha fatto un primo bilancio eh, del suo primo anno alla guida di Burlamacco e ha parlato anche anche delle giurie, chiudendo almeno per il momento all'ipotesi di una giuria popolare per decretare vincitori. Sentiamo. Cose più, più tecniche mi sembra che abbiano funzionato. Il bilancio ha raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Eh, il che non vuol dire che il bilancio della fondazione mi raccomando tutto va bene ovviamente abbiamo ancora da, da negoziare con i fondi pubblici per la parte eh, che spetta a loro però insomma il nostro dovere riteniamo di averlo fatto tutto sommato per essere stato il mio primo eh, sono contenta Parte dal successo sul fronte economico il bilancio positivo di Maria Lina Marcucci all'indomani del suo primo carnevale di Viareggio da presidente della Fondazione. Adesso si riapre la caccia ai contributi pubblici, ma con la serenità di avere le casse del botteghino piene. Ma il vero tema è il nuovo bando di concorso per il prossimo biennio. Su questo, per adesso, Marcucci lascia trapelare ben poco. Mentre sulle giurie, i cui verdetti fanno ancora discutere a Viareggio, il percorso da seguire sembra più netto. Tecnici... Eh, critici, esperti, come giuria, eh, una componente popolare. Sappiamo tutti che le componenti popolari eh, possono creare delle, eh, delle turbative eh, nel giudizio. Mm, vedremo, vedremo, qualcosa forse potrà cambiare, ma mm, io non sono insoddisfatta comunque della Posso dire che sono felicissima perché non ho i metri per, per giudicarlo fino in fondo, però mh, sa sarei abbastanza contenta. Inizia adesso il lavoro per l'edizione 2018. Questo primo mese, spiega Marcucci, sarà di riflessione interna su ciò che non è andato e che va migliorato e si ripartirà da un confronto più incisivo con i costruttori. Eh, abbiamo aperto un ascolto abbastanza intenso e che dovrà essere ancora più ampio. Eh, mi pare di sì, sono soddisfatta nonostante probabilmente anco, abbiano dovuto avere nei miei confronti più pazienza del previsto. Per l'anno prossimo dobbiamo arrivare più preparati, ehm, sistemare tutto ciò che quest'anno non ha funzionato, prima capirlo e poi sistemarlo. Però credo che sinceramente la, 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 la vicenda fu abbia funzionato e quindi continueremo su questa strada. Nuova vita per Piazza D'Azeglio. Nel cuore di Viareggio è iniziata proprio in queste ore, infatti, la piantumazione di nuovi alberi nella piazza centrale che dà sulla passeggiata. Siamo in corrispondenza delle, della fermata centrale degli autobus. Pini, Lecci e Tilli sono le specie scelte per rinverdire un luogo simbolo della città, rimasto da molti anni eh, sguarnito di, di alberi in questo punto che vediamo nelle immagini e eh, decisamente degradato. Una spesa di circa 50.000 euro da parte del comune che darà una nuova immagine alla città. Lo stesso progetto del settore verde del comune di Viareggio prevede anche la messa a dimora di nuove palme sul lungomare viareggino decimate, come sapete, dal punto di rosso. La specie scelta è la Washingtonia robusta, considerata più resistente al parassita che ha ucciso eh, davvero centinaia e centinaia di esemplari a Viareggio e in tutta la Versilia. Parliamo adesso di spettacolo, a Forte dei Marmi ha lasciato la guida della capannina di Franceschi il general manager Maurizio Laudicino, un annuncio arrivato a sorpresa in giornata dal locale guidato ancora da patron Gerardo Guidi, lo abbiamo raggiunto, sentiamo perché. Signori, addio, lascio la capanina di Franceschi. Ad annunciare a sorpresa le dimissioni è il direttore generale Maurizio Laudicino, che dopo sei anni lascia la guida del locale Calta di Forte Re Marmi, tornato in questi anni nell'Olimpo dei club più ambiti d'Italia, con ben 87 anni di attività alle spalle. Un divorzio consensuale, quello tra l'ex manager e il patron Gerardo Guidi, che nell'ottobre 2010 lo aveva chiamato a guidare uno dei simboli della Versilia by Night. Abbandonare la Juventus dei locali notturni non è semplice, è una decisione però che ho preso in famiglia, sei anni e mezzo in capannina, io parlando anche con i miei più stretti collaboratori che vagano a vent'anni in una qualsiasi azienda normale, e per cui credo che ora sia giunto il momento di tirare il fiato, riordinare le idee e guardare oltre. Sei anni di cambiamenti in cui il locale per eccellenza della Versilia ha riaperto le sue porte alla comunità con rassegne cinematografiche, mostre fotografiche, serate di gala e di beneficenza, persino un cinepanettone in versione Forte Marmina, confermando tra continue parate di celebrità il ruolo di ombelico della vita mondana, mostrato la scorsa estate anche attraverso il nostro Capannina Show. È il fatto di aver riportato in qualche maniera la capannina ai Forte Marmini, perché attraverso una serie di operazioni sinergiche con le eccellenze del paese, sotto l'autorità eh, comunale che ci ha sempre supportato, in qualche maniera il calcio, l'hockey, il tennis, eh, gli eventi culturali, hanno ritrovato un po' nella capannina la casa eh, logica, il secondo municipio di Forte Marmini. Adesso sarà il commendatore Patron Gerardo Guidi individuare il degno successore. Si parla di una figura già attiva e nota nella nightlife della Versilia. E restiamo a Forte Le Malmi per parlare di eventi dedicati però ai più piccoli, Forte Children ha svelato ufficialmente il programma della manifestazione che si terrà a giugno dedicata proprio ai bambini. Vediamo. Spettacoli, laboratori, proiezioni, calcio al tesoro, testimonial, personaggi televisivi e tutto quello che oggi entusiasma i bambini dalla più tenera età alla soglia dell'adolescenza. Ecco svelato il programma dettagliato di Forte Children in agenda dal 10 al 25 giugno prossimo tra il centro di Forte dei Marmi e Vittoria Puana. Ci saranno i volti noti al grande pubblico, come Reste Castagna di Rai YoYo, Nicolò, il primo vincitore di Masterchef Junior, le Fatine Wings, già annunciate nei giorni scorsi. E i corrispettivi maschili Super Wings. Saranno alcuni dei tanti personaggi che saliranno sui palcoscenici allestiti in giro per il paese, tutti raggiungibili con un trenino predisposto appositamente. Sono il nostro punto di riferimento nella vita quotidiana e poi direi anche a livello turistico per noi, la famiglia e i bambini da sempre. Storicamente, Forte dei Marmi è la spiaggia dei bambini. Quindi, abbiamo puntato su un periodo, quello della seconda metà di giugno. Quando le scuole sono finite, eh, per offrire tante iniziative nell'arco appunto di tutta la giornata. Proprio in questi giorni, anche le categorie e quindi le attività di Forte dei Marmi stanno organizzando dei pacchetti promozionali eh, legati a Forte Children e a tutte le attività che si svolgeranno sul territorio. Quindi, per noi, si tratta di una, di una manifestazione importante. Ci sarà anche un sito creato ad hoc, fortechildren.it, dove saranno annunciate anche le prossime novità. Ci fermiamo per pochi istanti, tra poco di nuovo insieme con la pagina sportiva. Eccoci di nuovo insieme, pagina sportiva. In primo piano l'hockey stupista, vigilia europea per le Versilesi, il CGC Viareggio in Coppa Cers, occhi puntati però su Forte dei Marmi per il match storico tra il Forte e il Barcellona per i quarti di Eurolega. Sentiamo Roy Lepore. Trasferta in Spagna sulla pista dell'Igualada per il ritorno del quarto di finale di Coppa Cerse per il 100 giovani calciatori, che all'andata vinse alla pala Barzacchi per 4-1. Gli spagnoli in campionato non stanno andando troppo bene, ma a questi livelli non si possono sottovalutare ovviamente gli avversari. La squadra è stata seguita anche da circa 50 tifosi per portare il calore e l'incitamento importante in questo momento particolare della stagione, dopo la sconfitta di sabato scorso con il Bassano per 5-3. C'è voglia di riscatto in tutto l'ambiente, di superare il turno, che potrebbe poi indurre la società di valutare di poter organizzare a Viareggio la Final Four di Coppa Certe. Sarebbe sicuramente un evento molto importante. Al palaforte invece arriva per l'Eurolega il Barcellone. Dopo quello che ha fatto vedere nel calcio ribaltando un passivo di quattro reti con il Paris Saint-Germain, c'è grande attesa per l'arrivo di questa squadra fra le più forti d'Europa. Tutto esaurito per l'andata dei quarti di finale: con andata e ritorno con differenza reti, senza il valore doppio all'eventuale rete della squadra in trasferta come nel calcio. I catalani sono al comando della Liga e hanno vinto il proprio girone di Eurolega, quindi senza dubbio è un avversario da prendere con le molle. E A Forte dei Marmi nei giorni scorsi si sono svolti i campionati provinciali Wisp di pattinaggio artistico. Le atlete della Skate Life Campo d'aviazione di Viareggio si sono ben comportate piazzandosi quasi tutte ai primi posti. Vittorie per le sorelle Santini, Gioia nella categoria F2B e Camille nella F3A e Nicole Picchi nella F1D. Secondo posto di Sofia Roca e Clara Kerchisanna per F1C e F1B. La società ovviamente si ritiene soddisfatte. Qua vediamo le atleti atlete con la foto che le vede tutte al completo. E ormai manca davvero poco al rally del Ciocco Valle del Serchio che sarà seguito, come sapete, in diretta su rete Versilia News e noi TV con i campioni Andreucci e Andreussi che si preparano e rilanciano la sfida per la prima del campionato italiano di rally per il suo primo appuntamento tra Versilia e Valle del Serchio. Vediamo. Il clima è primaverile, ben si addice agli intramontabili Paolo Andreucci e Anna Andreussi. A vederli lavorare, a misurarne l'entusiasmo che ci mettono, i due sembrano, anzi lo sono, ancora dei ragazzini. Tutto il team della Peugeot è salito sugli aspri tornanti di Orzaglia, al confine tra i comuni di Piazza Al Serchio e San Romano Garfagnana. Del resto, se si vuole coronare il sogno della decima, inteso come decimo titolo tricolore, si deve sgobbare sodo. E allora sotto a provare, a riprovare, a testare i suoli, i rumori e gli umori della macchina, che presenta anche la nuova livrea 2019. Ed anche i sviluppi si spera importanti. Insomma il ciocco e il campionato sono dietro l'angolo e per Paolo è tempo di rilanciare la sfida anche se gli avversari sono tosti e determinati, agguerriti. Credo che eh, insomma, sia una gara come al solito difficile che eh, aspettative sono tante perché ci sono tanti cambi eh, qualche cambio di auto, qualche evoluzione nuova eh, come noi anche gli altri avranno fatto un salto in avanti, per cui saranno da vedere le forze in campo subito dalla prima prova speciale. Ma anche Anna vuole spendere due parole sul campionato e sul giovanissimo, 16 anni, Callero Vampera, talentuoso pilota finlandese figlio di Harry, che sarà il loro nuovo compagno di squadra, destinato perché no a rubare punti agli avversari nella lotta al titolo. Il Finnico salterà solo il targa Florio. È un bel campionato, sicuramente il campionato italiano è uno dei più belli al mondo, quindi sono contenta che eh, dall'estero continuino a guardarci con attenzione, soprattutto per l'asfalto. E, e come sappiamo arriverà questo giovane pilota che è Callero Vampera, che viene qui proprio per imparare a guidare il suo asfalto. Quindi spero che sia da anche incentivo per, per i nostri giovani, spero che ehm, noi come federazione riusciamo a trovare una soluzione per poter far correre anche i nostri giovani eh, a un'età di 16 anni, cosa che attualmente non è possibile, ma cercheremo di fare in modo che, che ciò possa, possa succedere. Parliamo adesso di ginnastica, due successi. Un secondo posto per la Motto ai Gold Allieve. Buon terzo posto per Lisa Fusco nella categoria F1D per finire il quarto posto di Alice Santini, F2A e Lucrezia Barsallini. Eh, questi sono i risultati. Vedete la foto con le ragazze della Scuola Motto e eh, ovviamente la soddisfazione da parte eh, degli organizzatori e eh, degli insegnanti delle ragazze che vediamo. È tutto anche per la pagina sportiva, tra poco l'ultima e terza parte del TG Versilia. Ben ritrovati, terza parte del TG Versilia, una notizia che arriva da Massarosa con le allarme Ratti per la zona di Via Crocicchio, siamo nella zona di Bozzano, nei pressi della piazzola di raccolta rifiuti, a denunciare una difficile situazione di convivenza tra i residenti e i roditori è il consigliere comunale di opposizione Alberto Coluccini dell'Associazione civica Massarosa che ha presentato una nuova interrogazione consigliare dopo che gli abitanti dell'area non hanno ottenuto nessun provvedimento dell'amministrazione comunale. Numerosi i disagi e eh, le lamentele da parte dei residenti della zona, appunto, per la convivenza con l'invasione di topi in giardino o a casa. Non ci sono altri aggiornamenti, è tutto per questa edizione del TG Versilia. Grazie per essere stati con noi e buona serata.